Ciao a tutti, nuovo Get Ready With Me, domenica. È stata una settimana particolare, siamo quasi alla fine di settembre e io sono decisamente KO, sapevo che insomma settembre sarebbe stato così. Va anche bene, devo anche ringraziare Dio perché finché sto così vuol dire che si lavora e quindi va bene così, però sono abbastanza stanchina, ecco. E tant'è che per lo stress, perché io credo sia stato lo stress, questa settimana sono stata veramente male. Ad oggi ho ancora qualche strascico, ma diciamo che sto uscendo dal tunnel, ecco, per dirla così. E insomma, sto in via di guarigione. E così oggi abbiamo deciso di andarci a rilassare un pochino. Luca ha detto scegli tu dove vuoi andare a mangiare e io ovviamente dove gli ho detto a quell'agriturismo dove mi piace tantissimo andare perché a parte che si mangia bene, però a parte quello appunto mi piace perché c'è tanto verde attorno e quindi automaticamente essendoci tanto verde io mi rigenero. Quindi mi piace perché almeno dopo che abbiamo mangiato in genere ci andiamo a fare una passeggiatina. E visto appunto che vuole essere una giornata easy, una giornata di relax, mi sono vestita molto easy. Dopo vi faccio vedere, non è niente niente di che, non ho neanche i tacchi, proprio cioè oggi mi voglio rilassare. Cioè, sti cavoli tutto, godermi tutto quanto quel verde. E basta. Aia, mi sono ciecato un occhio. Cioè, incredibile ma vero, ho già toccato il fondo anche con questo. Sto il mio fondotinta compatto preferito proprio, lo adoro. È ancora un pochino più chiaro della mia carnagione, anche se già mi sono schiarita tantissimo, però cioè, sinceramente di andarmi a comprare una tonalità più scura per quanto 2 settimane, perché tanto io ho tempo un'altra settimana, secondo me già sono tornata di questo colore. Poco ci manca. Un pochino di più l'ho conservato sul corpo, ma sul viso proprio. Ciao, sarà che comunque con uno si strucca tutto quanto. Io più, poi sono già proprio pallida di mio sul viso. E quindi invece di andarmi a comprare quello lì più scuro, semplicemente che non trovo mai pennelli. E quindi invece di andarmi a comprare quello lì più scuro, per ora sto aggiungendo un po' di terra, questa qui che non è tanto scura, che la usavo anche questo inverno, quindi va benissimo, merita un filo di colore. Ale! E già abbiamo un aspetto quasi più umano. Comunque, che ci mettiamo oggi sugli occhi? Ah, posso sfruttare questa palette qui, che ha questo colore molto simile alla mia maglietta, quindi vado a ver questo. Niente, cosa raccontarvi? Settembre sta volgendo al termine, fine mese devo ripartire. Se riesco, vi faccio il vlog della partenza. Una cosa che purtroppo è successa di nuovo è il fatto che non sono più riuscita ad allenarmi. Non so quanti di voi hanno visto il vlog, quello lì, Le donne in ciclo, però io da quel giorno lì non mi sono più allenata, quindi era il 2 settembre, oggi è domenica 20 settembre ed io non mi sono più allenata. Quindi per l'ennesima volta io sono arrivata alla quinta settimana della Top Body Challenge e poi, causa forze maggiori, mi sono fermata. Perché poi quando sono tornata dall'INEAT praticamente sono stata. Ovviamente devi mettere il lavoro avanti a tutto. E un po' una cosa, un giorno una cosa, un giorno un'altra. Poi c'è stato il compleanno di Luca. Oddio, ho sbagliato colore. È venuto scurissimo questo, non lo voglio così scuro io. C'è stato il compleanno di Luca. C'è stato poi subito dopo il compleanno di mio fratello. E quindi niente, ho mangiato tantissimo, un'altra volta ho rimangiato male e vabbè, pazienza, riprenderò non so quando. E il problema è che adesso io non so se riprendere dalla prima settimana come avevo fatto l'altra volta o se ricominciare dalla quinta, però ricominciare dalla quinta così per me, boh, è come se non avesse tanto senso. Non lo so, non so spiegarvelo e quindi boh, non so cosa fare.
non so proprio cosa fare. Come liner utilizzo il Vamp, questo qui nuovo della collezione Wet and, no, collezione Soft and Wild di Pupa, quella che da una parte ha il casual e dall'altra l'eyeliner. Devo dire che Pupa tempo fa era uscita con gli eyeliner così a pennarello, però non so se perché inverno e quindi mi lacrimava un po' di più qui dietro, non lo so, mi si cancellava sempre la codina. Questo qui è un po' più resistente, mi dura fino a sera, però prima di farvi una recensione vera e propria lo sto testando per bene. Oggi fa molto caldo, quindi vedremo un po' come si comporterà, anche se quando testo questi prodotti onestamente ho sempre un po' di ansia, perché ho sempre il timore di guardarmi tipo allo specchio e ritrovarmi senza la parte finale dell'eyeliner, che è una cosa che detesto. Comunque, in compenso, sto ricominciando intanto a mangiare un pochino meglio, che già è un primo passo, devo dire, è un primo passo. Questo qui ha l'impugnatura molto cicciotta e quindi è completamente diverso rispetto agli eyeliner che stavo utilizzando io in questo periodo. Devo un attimino rifarci la mano. Questa qui, se non ce l'avete, ve la straconsiglio. A me è finita anche, sono finite le puntine qui dietro, infatti me la voglio andare a ricomprare. È la penna struccante di Deborah Milano, veramente buonissima, cioè con l'eyeliner è una mano santa proprio. E capita di sbagliare, cioè capita. Mi è presa una vena artistica ultimamente per quanto riguarda la cucina, cioè mi è ritornata una vena artistica per la cucina, proprio ora che non ho tanto tempo, però vabbè. Infatti tipo mi vengono in mente degli esperimenti da fare e poi passano settimane prima che io li metta in pratica. Tipo ieri sera finalmente ho fatto una torta che avevo in mente da un bel po'. E avevo in mente da un bel po' perché mi era venuta voglia delle camille, non so se ve le ricordate, erano della Mulino Bianco, quelle merendine a base di carota, e mi erano venute quelle lì, volevo fare una torta con le carote. Poi ho pensato, insieme alle carote, che cosa potrebbe starci bene? Potrebbe starci bene le mandorle, carote e mandorle, caspita, potrebbe essere buono. Poi ci ho ripensato ancora e ho detto, ma quasi quasi, visto che l'avevo comprata, non so quale, no, sicuramente quel video lo caricherò domenica che viene, no, però vorrei caricare la ricetta, non lo so, perché ho fatto dei video di shopping di al negozio bio. Fatemi sapere se li volete di domenica o se li volete in mezzo alla settimana, ok? E praticamente ho preso la farina di avena e ho detto quasi quasi, perché ho pensato la farina di avena è diversa dalla farina quella lì normale di grano, no? Ho detto chissà come viene e poi ho detto, vabbè, però che faccio, cioè calcolate, io la volevo fare ieri sera, ieri pomeriggio ero andata un attimino al supermercato a riprendere delle cose, ho visto la cioccolata fondente e fondente proprio mi si è illuminato tipo la lampadina qui, cioccolato fondente, carote, mandorle, avena, e ho detto ok, proviamo. E ieri sera mi sono messa lì a sperimentare, appena cotta si sentiva tantissimo il cioccolato perché era caldo, ovviamente perché ho messo tanto cioccolato effettivamente. E però tipo stamattina quando l'ho mangiata era buonissima, cioè vi giuro buonissima. Certe volte uno con delle stupidaggini si riescono a creare dei dolci, delle cose davvero così buone, pure questa senza burro, senza latte, poco zucchero perché non ha, alla fine no, un po' di zucchero ce l'ha, però vabbè, ho messo quello lì di canna integrale, quindi se manco lo zucchero, mo vabbè che vabbè, non esageriamo, ecco. Ovviamente questo qui, avendo una punta del genere, non viene nero 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 alla prima passata, anche perché la punta si colora un po', non tantissimo, ma un po' si colora con la polvere dell'ombretto, e quindi io in genere sto ripassando un pochino per intensificarlo. Questo fine settimana non ho fatto neanche video quelli in cui rispondo alle domande, ed ho pensato che forse è meglio così, cioè tipo in mezzo alla settimana quando riesco li faccio, fine settimana sciallo, non li faccio.
altrimenti sennò proprio tutti i giorni, cioè che rottura di scatole anche, no? Allora, io ho usato una matita verde spettacolare. Adesso non so dov'è, la voglio riutilizzare. Ok, niente, non l'ho proprio trovata, quindi la sostituisco con questa. Era di Pupa sempre, peraltro, pure questa qui è una di Pupa. Che cos'è questa? Una Made to Last, questa è la 502, volevo quell'altra. Infatti questa non scrive proprio. Pure questa è bella, però quell'altra era proprio tipo un bel verde petrolio. Era più intensa di questa qui, ecco. Però vabbè. Cioè, vi giuro, ho tirato fuori tutto, non la trovo. Persa. Persa dentro casa, va bene. La fisso. Poi ovviamente ogni volta che andiamo qui io sono stracuriosa di entrare e vedere il menù, perché ogni volta c'è un menù diverso, ovviamente. Ah, ho notato una cosa ultimamente. Praticamente io da un bel po', ormai sono parecchi mesi che sto facendo ricrescere le sopracciglia qui sotto. E all'inizio mi stavano crescendo ovviamente molto 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 diradate. C'erano dei buchettini in mezzo, di qua, di là. Ora, a distanza di tempo, sto notando che si sono infoltite molto. E questa cosa mi fa molto, molto piacere. Anche perché in genere consigliano di truccarle quando si vogliono far ricrescere. Perché praticamente le polveri, le cere, ostruiscono i pori. Quindi non le fanno ricrescere proprio bene, bene, bene. E invece, nonostante le stia truccando, pare, non voglio dirlo, ma pare che si stiano infoltendo lo stesso. Meno male. Mascara, tada, è tornato lui, è tornato il vamp. Io sono stata lontana per troppo tempo. Provare i mascara mi piace tantissimo. Cioè, ad esempio, c'è questo qui che mi piace da impazzire. Cioè, finora resta lui il mio preferito fra tutti. Cioè, guardate che ciglia, sembrano ciglia finte. Però, nonostante comunque io abbia un mio mascara preferito, mi piace tantissimo provare altri mascara. Alcune ragazze mi stanno chiedendo perché ultimamente i video di cucina non ci sono più io. Cioè, li faccio sempre io, ovviamente. Però non mi mostro più come prima. Proprio perché avendo meno tempo a disposizione, magari quando cucino sto proprio sfattissima e non ho il tempo di andarmi a sistemare per fare il video di cucina, insomma. Quindi, o magari mentre sto cucinando sto facendo anche altre cose. Invece riprendere soltanto i passaggi e poi mettere la voce sopra è molto 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 più agevole. E quindi è per questo motivo. Provo per la primissima volta il blush, il nuovo blush di Pupa. Un po' profuma. È proprio rosa rosa. Ok, per ora per me mi sa che ancora non va bene, perché mi schiarisce le guance. Devo andare con il mio blush sopra. È proprio rosino, è molto molto delicato. Dov'è il mio blush? Perché io quando mi trucco non trovo le cose, è una sofferenza per me. Stava qui sopra. Oh, questo blush unito a quell'altro mi hanno dato questo effetto molto carino. Perché sì, questo qui è molto forte, devo dire. Anche quando ne prendo poco è veramente abbastanza forte. Invece con quell'altro si è smorzato, è venuto proprio un bel colorino. E soprattutto, vedete, quell'altro ha le perlescenze all'interno, questo no. E quindi mi ha dato comunque un effetto un po' glow anche su questo. Ci piace. Nude, sempre dall'ultima collezione di Pupa. Vediamo un po' se è quello più chiaro o quello più scuro. Che bello. Sì, credo che sia lui. E anzi, faccio... No, vabbè, bellissimo. Questo qui è lo 002. E anzi, faccio anche il giochettino. Mettendo un po' di quello lì chiaro al centro. Olè, ho trovato il mio nuovo nude preferito del momento. Comunque anche questa matita non è niente niente male. Vabbè,
Io mi vado a pettinare e vi faccio vedere come sono vestita. Ok, registro con l'iPhone sotto al sole. Ho messo gli occhiali arancioni che dovrebbero riprendere la maglietta. E la maglia, questa qui, è di Sylvia Nitsch. Sicuramente ve la ricorderete se mi seguite da un po' di tempo, con Marilyn Monroe. Pantaloni verdi, questi qui sono di H&M. Non vedo più neanche dove sto inquadrando. E le Superga. No, le Superga, scusate. E le Converse con la bandiera americana. Perché boh, le Converse con la bandiera americana insieme a Marilyn Monroe mi piacevano. E come borsa non sapevo cosa mettere, alla fine ho messo questa qui di polo, rossa. E basta, insomma, questo è, come vi dicevo, super 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 easy. E niente, comunque se è tutto, io un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!